Buongiorno a tutti. Mi chiamo Christophe Debian, sono il direttore dell'Istituto francese dell'economia circolare in Parigi. Non sono molto bravo in italiano, ma voglio farvi onore provando di parlare nella vostra bella lingua. Per questo ho preparato un testo da leggere. Comunque vi chiederò di essere clementi con me del mio accento e del mio vocabolario. Prima volevo dire che sono veramente onorato di essere qui oggi per le stati generali della Green Economy e per parlare dell'economia circolare. E vi parlerò prima della situazione in Francia e della posizione dell'Istituto francese di economia circolare. Poi vi presenterò l'economia circolare e l'industria tessile su cui stiamo lavorando e che potrebbe essere rilevante in Italia. Però prima voglio ringraziare la Fondazione per lo sviluppo sostenibile dell'invito. Di fronte a un modello di produzione lineare e consumo basato sul principio obsoleto dell'abbondanza di risorse naturali, si realizza una consapevolezza collettiva sulla necessità di una transizione verso un nuovo modello adattato alle sfide odierne. Le nostre rimozioni di risorse naturali superano di gran lunga la biocapacità della terra, cioè la sua capacità di regenerare risorse rinnovabili, di fornire risorse non rinnovabili e di assorbire rifiuti mettendo a repentaglio il funzionamento stesso delle nostre civiltà. Quindi l'umanità userebbe l'equivalente di 1,6 pianeta per soddisfare i suoi bisogni in termini di offerta di risorse e assorbimento di rifiuti. Infatti, l'estrazione delle risorse è aumentata di 12 volte tra il 1900 e 2015 e si prevede che raddoppierà entro 2050. Per affrontare questi problemi, il governo francese ha introdotto una roadmap per un'economia circolare. Ciò rappresenta il culmine di 5 mesi di consultazioni con varie parti interessate, tra cui l'Istituto francese dell'economia circolare. I lavori ministeriali sono iniziati nell'ottobre 2017 con workshop tematici che hanno riunito tutti i soggetti interessati. La consultazione della popolazione è stata condotta anche tramite una piattaforma online. L'Istituto francese ha lavorato con tutti i suoi membri, comunità, aziende, associazioni, federazioni, università, per presentare 60 proposte per lo sviluppo della roadmap. Il governo francese ha presentato al pubblico una pre-roadmap che l'Istituto ha analizzato al fine di presentare il proprio motivo. Come grande testimone della roadmap hanno preso questa posizione al comitato direttivo del Ministero e molte delle nostre raccomandazioni sono state incluse nella strategia finale presentata in aprile 2018. L'Istituto francese sostiene la necessità di adottare un approccio globale in cui l'economia circolare non si limiti all'unico problema dello spreco, ma implichi una strategia globale sulle risorse, tenendo conto della logica territoriale e inducendo una trasformazione della società nel suo complesso per una maggiore resilienza, efficienza e creazione di ricchezza. Il nostro progetto ministeriale, frutto di un esercizio puntuale, deve ora essere parte di un lavoro a lungo termine per assicurare continuità e coerenza nella trasformazione dei modelli. La definizione di una
traiettoria a lungo termine sull'uso delle risorse con traguardi ambiziosi e raggiungibili mirerà a un disaccoppiamento assoluto tra miglioramento del benessere e impatti ambientali. L'economia circolare per sua natura trasversale, e pensiamo che in Francia la nomina di un delegato interministeriale all'economia circolare sarebbe una delle soluzioni da considerare per garantire la coerenza dell'azione governativa. La vigilanza normativa svolta nella Commissione giuridica europea dell'Istituto evidenzia la necessità di coordinare le misure adottate a livello nazionale con le direttive europee. Il pacchetto europeo sull'economia circolare, pubblicato a maggio, modifica 4 direttive europee e definisce un piano d'azione a livello comunitario. Nuovi regolamenti e obiettivi dovranno essere trasportati con ambizione a livello francese. Questo recepimento legislativo costituirà anche un'opportunità per attuare la parte normativa della tabella di marcia. Il progetto di legge per 2019, che propone un aumento significativo del costo della discarica e dell'incenerimento attraverso l'imposta generale sulle attività inquinanti, è un primo segnale positivo, inviato per promuovere la prevenzione dei rifiuti e il riciclaggio. Oltre ai vari cambiamenti normativi da aspettarsi, accelerare la transizione verso l'economia circolare richiede anche la mobilizzazione di tutte le parti interessanti, pubbliche e private, per innovare e modificare i nostri modelli di produzione e di consumo. L'Istituto francese incoraggia questa cooperazione attraverso la rete internazionale di piattaforme di economia circolare che riunisce diverse migliaia di professionisti in Francia, in Svizzera e in Canada. La rivoluzione digitale rappresenta una grande opportunità per dispiegare l'economia circolare, sviluppando nuovi modelli di consumo e migliorando la nostra conoscenza dei flussi di risorse al fine di ottimizzarli. Alla scala dei territori, questa ricerca di efficienza è particolarmente evidente nell'implementazione dell'ecologia industriale e territoriale e delle sinergie interaziendali. Un lavoro che l'Istituto francese ha contribuito a strutturare attraverso un ambizioso programma di sviluppo esperimento condotto tra il 2015 e 2017 in 4 regioni francesi. Per essere veramente efficace, tuttavia, lo sviluppo dell'economia circolare non dovrebbe essere limitato ai livelli nazionali o europei. Come nel caso della sfida climatica attraverso la COP21, la Francia deve ora essere proattiva al fine di sollevare la questione dell'efficienza delle risorse al centro dell'agenda internazionale. Adesso vi parlo dell'industria tessile perché questa questione potrebbe essere interessante anche in Italia. Infatti l'industria tessile è la seconda industriale più inquinante al mondo. L'attuale sistema di produzione, di distribuzione e d'uso è quasi interamente lineare, con esternalità ambientali e sociali negativi, in tutte le fasi della catena del valore. La produzione di abbigliamento... L'uso delle risorse e l'inquinamento peggioreranno entro il 2050
poiché si prevede che la produzione di abbigliamento triplichi. Le ragioni di questo: il consumo d'acqua per la crescita di cotone e coloranti per fibre sintetiche, l'uso di pesticidi e fertilizzanti per la coltivazione di cotone, coloranti caricati con prodotti tossici, liberando anche microfibre di plastica per il lavaggio di indumenti sintetici. Le emissioni di gas sera derivanti dalla produzione, dal trasporto e dall'uso. Allora, quali sarebbero le soluzioni di economia circolare? Prima, l'ecoconcezione. Per il scelta della forma, riducendo la caduta di tessuti in produzione, il scelta del tessuto, monofibra piuttosto che mista, e la riduzione della quantità di accessori metallici. E di più, sarebbe buono di incoraggiare il cotone organico e limitare le fibre sintetiche all'essenziale, rimuovere il jeans con il laser piuttosto che con il metodo di levigatura e utilizzare coloranti vegetali o batterici piuttosto che prodotti chimici. La principale leva d'azione sarebbe quella di ridurre l'acquisto di nuovi vestiti e quindi di estendere il più possibile la durata dell'uso, il che porterebbe a nuovi modelli di business e nuovi servizi. Dobbiamo arrivare a un profondo cambiamento nel modo in cui i vestiti vengono indossati, venduti, condivisi, riparati e riutilizzati. Adesso possiamo vedere qualche attori mobility. A livello europeo, il pacchetto europeo sull'economia circolare, adottato nel maggio 2018, obbliga gli stati europei a istituire una raccolta differenziata per i tessili entro il 2025. A livello francese, la fiscalità, le regolamentazioni e il sistema di responsabilità estesa del produttore, anche la commissione pubblica. Alcuni marchi come H&M stanno lanciando concorsi per stimolare e premiare l'innovazione della moda. Grandi gruppi hanno la capacità finanziaria di sostenere progetti di ricerca e sviluppo e testare progetti pilota. Nella società civile, dalle 2011, il programma Detox di Greenpeace ha mobilitato 80 marchi impegnati ad eliminare l'uso di prodotti tossici nella loro catena di valore. Partnership con associazioni locali e internazionali per la redistribuzione di indumenti invenduti o raccolti ancora portabili. E i consumatori chiedono maggiore trasparenza e devono essere meglio informati sulle buone pratiche in termini di lavaggio, riparazione e smistamento. Oui. In conclusione, l'economia circolare offre soluzioni che consentono all'industria della moda di affrontare la sfida ambientale senza negare ciò che la rende unica, creativa, design e benessere degli utenti. E per finire, è urgente di agire insieme e convincere quante più persone possibile a passare all'economia circolare. Per questo abbiamo appena creato a Bruxelles, con alcuni esperti europei, tra cui un italiano, una federazione europea per il clima e l'economia circolare. L'OCCE riunisce tutti gli attori europei, pubblici e privati, desiderosi di lavorare insieme
e unire le forze intorno ai principali progetti internazionali di economia circolare. Unisciti a noi, abbiamo bisogno di voi per riuscire. Grazie. Grazie, Christophe.